Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti a questa diretta, la diretta che anticipa il telegiornale delle ore 13. Siamo in attesa di collegarci con il sindaco di Duino Aurisina, Daniela Pallotta, intanto che perfezioniamo appunto il collegamento, diamo un pochettino, chiedo scusa, un'occhiata alle pagine online di Corriere della Sera e Repubblica per vedere un po' anche quello che succede in Italia e nel resto del mondo. Allora, in Lombardia siamo, dice l'assessore Moratti, verso vicini al 70% di vaccinati verso l'immunità di comunità. Da lunedì cambia il coprifuoco in Italia, tutte le regole in zona gialla e bianca. Meno protetti contro la variante Delta dopo una sola dose di vaccino, allarme in Gran Bretagna. L'ex variante indiana è prevalente, specie tra i non vaccinati. A Treviso c'è una classe di liceo che si è vaccinata, sono vaccinati tutti quanti, così andiamo a Mykonos. Vabbè, se il prezzo per averli vaccinati è che poi possono andare a Mykonos, ok, ben venga anche Mykonos, ma insomma non è quello il punto. Comunque, bom, va bene. Allora, c'è una notizia che credo è destinata a sconvolgere il mondo della musica leggera italiana. Francesca De André, esordio nel canto, nonno Fabrizio apprezzerebbe, mio padre inesistente e falso. Vabbè, ce ne faremo una ragione, andiamo invece giusto un attimo a vedere la Repubblica, se vi sono delle novità anche per quanto riguarda Repubblica, eccoci qua. Il suicidio di Said Visin dalle giovanili del Milan a vittima del razzismo, sento gli sguardi schifati delle persone. Insomma, non è, bisognerebbe leggere questa lettera anche magari qualcuno di quelli che hanno telefonato questa mattina a Sveglia Trieste, ma questo è un altro discorso. La riforma della pubblica amministrazione, c'è qualcosa che manca, dice Repubblica, nel recovery plan italiano. Poi vediamo se c'è qualche cos'altro. Intanto mi pare di capire che il sindaco Pallotta si sta collegando. Abbiamo ancora giusto un po' di problemi con sistemare l'inquadratura. Se riesce, signor sindaco, non so se mi sente, ad andare un po' Sì. più indietro, ecco, così abbiamo un'inquadratura migliore. Abbiate pazienza, ma questo succede. Quando, ecco, così va bene, signor sindaco. Intanto buongiorno e grazie per essere con noi. Allora, lunedì riapre Casterreggio. Sì, finalmente c'è stato qualche problema, ma insomma, nonostante qualche atto vandalico che purtroppo ha subito il gestore, come sapete abbiamo fatto una gara, la gara ha portato a un vincitore che è la PPN SRL e hanno insomma cominciato a lavorare fin da subito. C'è stato un atto vandalico che ha creato qualche problema, però insomma non, vedo che insomma, non ci si spaventa e si va avanti. Quindi dal 7 si riaprirà. Poi non tutto sarà pronto, logico, perché è una sfida importante, no? A parte tutte le normative Covid, però la gara è stata aggiudicata non molto tempo fa, ma ce la fanno comunque e quindi in un primo tempo ci sarà la possibilità dei lettini, degli ombrelloni, poi la settimana successiva anche food, beverage e quindi anche tutto quello che riguarda un piccolo qualche cosa da mangiare. E le cabine saranno messe in sicurezza probabilmente anche entro una decina di giorni, non tutte e subito, però pian pianino si riuscirà a ripartire, ecco, con un progetto di importante per restituire ai cittadini di Duino Aurisina questo storico bagno che è quello di Casterreggio. Ecco, tra l'altro mi pare di capire che la gara era stata, insomma,
I risultati della gara sono stati resi noti il 18 maggio, quindi insomma diciamo che è a tempi, possiamo anche una volta tanto utilizzare la terminologia a tempo di record in Sì, a tempo sostanza. di record, veramente a tempo di record, perché purtroppo insomma per tutti è stato un anno difficile. La ripartenza non è semplice, però io ho molta fiducia. Come sapete, il progetto prevede, tutto il progetto del comune prevede anche la riqualificazione di tutta quell'area. Sì. Stiamo concludendo anche i lavori per i parcheggi, dove ci saranno lavori in due lotti. Il primo, quello di quest'anno, per mettere in sicurezza i parcheggi, quelle aree dove le radici venivano fuori e avevano reso impossibile parcheggiare. Poi, con la fine della stagione, ci sarà un lavoro un po' più complessivo. Anche per Castelreggio, l'amministrazione comunale si sta muovendo per dare poi una progettazione più lunga e quindi anche una concessione più lunga. Stiamo valutando la metodologia amministrativa per poi poter vedere rifiorire quest'area sulla quale, ricordo, siamo diventati da concessionari concedenti da non tanto tempo e quindi è importante ricordare che è un po' una sfida. Le società nautiche si stanno adoperando per il progetto di costruzione delle loro sedi. Ricordo che anche questo è un progetto che sono 20 anni che il territorio aspetta, perché le società nautiche, ricordo, hanno tantissimi iscritti, fanno una grandissima attività non solo per gli adulti ma anche per i nostri ragazzi. Quindi chiedo ai cittadini di pazientare un po' quest'anno, anche se abbiamo chiesto che i cantieri ovviamente sì, si cerchi insomma di far convivere il fatto che si vuole riqualificare l'area, ma anche con la fruizione durante l'estate del bagno di Castelreggio. Senta, signor Sindaco, molto spesso noi, come posso dire, è anche una nostra colpa, se vogliamo, no? Nel raccontare la ripartenza, nel raccontare la ripresa, ci concentriamo magari su Trieste e diamo quasi per scontato che gli altri comuni, diciamo, del territorio ci vengano appresso o Sì, comunque, insomma, ci. mi Prego. sento molto male, scusi. Sì, diceva che raccontate di Trieste, Sì, ecco, no? magari diamo quasi per scontato che gli altri comuni del territorio ci vengano dietro per certi aspetti e non andiamo a chiedere proprio agli amministratori dei comuni che cosa significa per loro anche la ripartenza, no? Perché immagino che, insomma, anche voi in questo momento, con le differenze rispetto a una città come Trieste, ma insomma anche voi vi siete fatti trovare pronti, diciamo così, per la Sì, ripartenza. certo. Comunque ricordo che semplicemente 10-15 giorni fa ci siamo trovati con la conferma che Castelreggio, che Caravella non riusciva più ad aprire, che le spiagge sarebbero rimaste chiuse e con Castelreggio ancora con una gara. Situazione rispetto a soltanto 15-20 giorni fa è sicuramente più rosea, ecco, anche tenendo conto di tutte le problematiche che hanno avuto gli operatori del turismo e soprattutto coloro che operano sul territorio di Duino Risina, quindi da Dama Bianca, Caravella, poi fino ad arrivare alle Ginestre, Castelreggio, ne abbiamo tante di spiagge. Ecco, siamo uno dei comuni con più spiagge in Regione Friuli Venezia Giulia, dopo Grado, Lignano, Logico e Trieste, e c'è anche Muggia, eccetera. Però, insomma, ecco, è un settore che ha dovuto piegarsi alle problematiche del Covid, e quindi questa ripartenza è veramente una grande sfida, e io ringrazio tutti gli operatori del turismo e degli stabilimenti balneari, perché si sono veramente adoperati affinché si possa ripartire. E invece la ripartenza in senso più generale, no? Per esempio una realtà come quella di Duino Risina, che per certi aspetti, mi corregga poi se semplifico eccessivamente, è virgolette doppia, nel senso c'è Duino che ha determinate caratteristiche e Risina che ne ha altre, insomma dal punto di vista, se vogliamo, è morfologico, vado un po', ripeto, forse generalizzo troppo, ma anche
da un punto di vista, diciamo, anche economico per certi aspetti. Com'è gestirla in questo momento? Ah, ecco, certamente il nostro territorio è un territorio bellissimo perché si trova proprio, come ha detto lei, tra mare e carso. Quindi abbiamo questa lunga fascia di 47 km quadrati che si trova proprio tra due meraviglie, cioè da una parte il nostro mare e dalla parte il nostro bellissimo carso. Finalmente, con le nuove linee guida, col fatto che siamo rientrati in area bianca, c'è una ripartenza e io vedo c'è un grande messaggio come dire, di un'iniezione di fiducia e di speranza, un po' data dal fatto che cominciamo ad avere una grande affluenza con i vaccini, il nostro centro vaccinale, insomma, vaccina 600 persone al giorno e quindi questo porta sicuramente ad un messaggio di speranza rispetto all'anno scorso. E poi ecco, per la ripartenza, allora, sicuramente gli stabilimenti balneari hanno anche un ruolo importante perché tanti sono stati, per esempio, i ragazzi che sono stati assunti, che hanno ricominciato a lavorare presso gli stabilimenti balneari, ma poi anche tutta la realtà del Carso con le osmizze e con gli agriturismi hanno ripreso la loro attività. Come amministrazione stiamo predisponendo una linea di supporto alle imprese e questo ritengo sia davvero molto importante perché riusciremo a fare una riduzione della Tari importante e a dare anche la possibilità con un fondo di garanzia su cui stiamo lavorando per quelle famiglie che si sono trovate in difficoltà avendo magari un imprenditore che ha dovuto chiudere e magari ha bisogno di un piccolo prestito. Quindi su questo stiamo lavorando per dare la possibilità di chiedere magari dei prestiti, ma con il comune garante, una linea nuova di supporto anche appunto a coloro che hanno avuto difficoltà durante il Covid, per avere un piccolo prestito magari per mandare la figlia all'università piuttosto che per il dentista. Ecco, stiamo predisponendo questa cosa che sarà per i privati e richiamandomi alla sua domanda, invece una riduzione Tari per le attività produttive. Perfetto, io la ringrazio moltissimo, signor Sindaco, per essere stata con noi. Buona estate e buon lavoro. Grazie, grazie. Altrettanto scusate per il collegamento Ma un po'. scherza, insomma, siamo tutti, c'è una sorta di emergenza perenne per cui non Sì. c'è nessun problema. Poi dopo questo vellica anche i nostri istinti di registi, no? Così diciamo spostatevi, andate più avanti, andate indietro, è un po'. Ci piace fare anche questo ogni tanto. No, Grazie, signor giustamente, Sindaco. grazie per il lavoro che fate, perché è importante l'informazione che date, ci aiutate a far sì che i cittadini comprendano, anche abbiano un po' di pazienza comprendendo quali sono le difficoltà di noi amministratori. Grazie, buon Grazie, lavoro. signor Sindaco, buona Arrivederci. domenica e buon lavoro. Allora, torniamo un pochettino ai giornali nazionali per vedere un po'. Quello che succede, beh, oggi c'è un compleanno abbastanza importante perché compie 75 anni, 75 anni Stefania Sandrelli, che è una delle attrici italiane più particolari, perché la sua è una carriera particolarissima, simpaticissima e controcorrente, perché ci sono delle interviste che sono uscite in questa circostanza, ma anche precedentemente, e insomma, certe prese di posizione della Sandrelli, che fu una femminista storica e tra l'altro la cui biografia parla davvero in tal senso, insomma, non sembra, beh, almeno una, non sembra piegarsi a determinate logiche fin troppo facili che si stanno rivelando sempre più presenti presso determinati giornali, eccetera, e che stanno facendo, come dire, disastri non indifferenti a lungo andare. Quindi tanti auguri a Stefania Sandrelli, una che ha sempre avuto il coraggio delle proprie idee e ha sempre anche voluto e potuto esprimerle. Allora, record di vaccini in un giorno, inoculate quasi 600.000 dosi, Italia seconda in Europa per immunizzati. Questo è Repubblica. Vediamo. Allora, Forza Italia, Toti,
con le annessioni a Salvini si perde l'elettorato moderato e vediamo se ci sono ancora altre novità, altre cose in tal senso. No, dicevamo appunto della riforma della pubblica amministrazione. La guerra alle mafie è diventata digitale per via dell'affermarsi delle criptovalute e di cloud, quindi stiamo attenti anche a questo aspetto. Nel lockdown, e questo è tremendo, cresciuti gli abusi sui minori, soprattutto in famiglia, l'80% delle vittime sono bambine. Poi vedete qui c'è anche una accogliete i profughi a casa vostra, noi l'abbiamo fatto e vi raccontiamo la nostra vita con Camara. Scendiamo ancora, direi che è abbastanza. Ecco, sport, Italia gonfie vele verso gli europei, Repubblica Ceca dominata 4-0 nella prova generale. Giustamente il titolo, l'Italia convince, ma state calmi se potete. Direi che per il momento possiamo chiudere. C'è un nuovo film con Hugh Jackman in arrivo. E poi i Maneskin dicono addio alla loro storica manager. Allora ci fermiamo, chiedo scusa per la pubblicità, poi siamo pronti per il telegiornale delle 13:20. Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti all'edizione delle 13:20 del nostro telegiornale che parte con la cronaca. I carabinieri di Aurisina hanno arrestato un passer ucraino che trasportava quattro bengalesi senza documenti oltre confine. I quattro, un maggiorenne e tre minorenni, hanno pagato 3.500 euro a testa per attraversare la rotta balcanica. Hanno pagato 3.500 euro a testa per farsi trasportare in Italia attraverso la rotta balcanica. Ce l'avevano quasi fatta, ma i carabinieri di Aurisina li hanno intercettati mentre varcavano il confine. Durante un servizio di retrovalico a Fernetti, una pattuglia di militari ha controllato un Audi con a bordo 5 persone. L'uomo al volante, un cittadino ucraino ma residente a Reggio Emilia, ha tranquillamente esibito i documenti e, con disinvoltura, ha detto che stava dando un passaggio a quattro escursionisti che aveva visto spuntare improvvisamente dal bosco poco fuori Sesana, in Slovenia. I carabinieri hanno chiesto i documenti anche ai passeggeri, ma nessuno di loro ne era provvisto. I militari, insospettiti, hanno quindi accompagnato tutti in caserma per accertamenti più accurati e infatti è venuta fuori un'altra verità molto diversa dal racconto del cittadino ucraino. I quattro passeggeri, un maggiorenne e tre minorenni bengalesi, avevano pagato 3.500 euro ciascuno per raggiungere l'Italia. Il passeur che li ha condotti oltre confine per l'ultimo tratto del viaggio aveva ricevuto anch'egli una somma di denaro e istruzioni precise da parte di un connazionale. In caso di controllo delle forze dell'ordine avrebbe dovuto rispondere che stava dando un passaggio a degli autostoppisti. Conclusi i controlli, i militari hanno arrestato il passeur e i clandestini sono stati portati alle strutture d'accoglienza. Ieri, durante la puntata di Ring, l'ex magistrato, il giudice Filippo Gulotta, ha parlato del caso Brusca, cioè della scarcerazione del boss mafioso. Vi facciamo vedere un estratto della lunga intervista che il giudice Gulotta ha rilasciato a Ferdinando Avarino. Per uno che ha commesso tutti quegli omicidi, ha commesso, o meglio, partecipato con ruolo determinante alla strage di Capaci, dove è morto, come ben sappiamo, proprio Giovanni La Falcone, moglie, la moglie e tre agenti no, della scorta, esatto. e che ha commesso 150 delitti, ma non più di 200 però, 150, e che ha brutalmente assassinato in maniera indegna, in maniera incivile, in maniera barbara, in maniera Un animale, piccolo di un Matteo. bambino di 13 anni, francamente, francamente non merita, non,
per come cittadino lo dico, non merita e però... di uscire, anche perché teniamo presente che Brusca ha 64 anni adesso, sì, sì. Dopo i 4 anni di libertà vigilata, che cosa succederà? Le reazioni politiche sono tutte sdegnate di questo fatto. Però non bisogna dimenticare le parole che anche chi è stata colpita nei suoi affetti più cari, e parlo della sorella di Giovanni Falcone, Maria Falcone, pur manifestando il suo dolore per la scarcerazione di Brusca, ha detto, ma questa è uscita in base a una legge che ha voluto mio fratello Giovanni e la legge va rispettata. Però ho aggiunto una cosa, Maria Falcone, che è importante tenere presente e considerare per il futuro. Giovanni Brusca, secondo Maria Falcone, non ha detto tutta la verità. Ecco qua. Soprattutto con riferimento alle risorse economiche di cui dispone. Secondo altri, non ha detto tutta la verità con riferimento proprio alla strage di Capaci. Il carabiniere scelto Vittorio Iacovacci del 13° Reggimento Friuli Venezia Giulia di Gorizia, ucciso lo scorso febbraio in un agguato nella Repubblica Democratica del Congo nel tentativo di proteggere l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, è stato ricordato oggi a Udine dal Comando Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia in occasione del 207° anniversario annuale di fondazione dell'Arma. È tornato il servizio di cortesia dei cani da salvataggio in collaborazione con il Comune di Trieste. Siamo stati a Barcola, ai Topolini, assieme agli istruttori cinofili e ai loro amici a quattro zampe. Principalmente abbiamo la nostra base, chiamiamola così, nella spiaggetta che c'è tra il secondo e il terzo topolino. Poi, siccome siamo in tanti, quest'anno siamo quasi una quindicina di cani operativi, chiamiamoli, quindi già brevettati SIX, che è la scuola italiana cani salvataggio, ci dislocheremo anche lungo tutti i topolini, appunto poi in base anche a quella che sarà l'affluenza, per lo più anche dei bambini, anche per essere un po' più interattivi con loro. Tramite la convenzione con il comune è tornato il servizio di cortesia balneare ai topolini con i cani da salvataggio. Ogni sabato mattina gli istruttori cinofili assieme ai loro amici a quattro zampe saranno presenti sia per attività di esercitazione e addestramento, sia per un vero e proprio supporto ai bagnini durante il servizio balneare. Saremo qui ogni sabato dalle 7:30 a mezzogiorno, dalle 7:30 alle 9:00 ci sarà l'addestramento degli allievi, dei nuovi arrivati, dei cuccioli. Poi dalle 9 a mezzogiorno ci sarà questo servizio di cortesia balneare che prevede un nostro supporto eventuale a già il servizio di assistenza bagnanti che è previsto dal comune. Noi abbiamo quasi tutti i brevetti di BLSD, quindi possiamo utilizzare anche un defibrillatore automatico, ce l'abbiamo noi in dotazione, e inoltre poi faremo qualche dimostrazione per i bambini, li facciamo tirare dai cani, abbiamo il SUP, adesso facciamo anche delle dimostrazioni di tuffi che sono sempre molto divertenti. Un'associazione sempre in crescita, sono già previsti altri brevetti per ampliare il servizio già durante quest'estate. Penso che almeno altri 5-6 quest'anno li brevettiamo, quindi saremo oltre 20 cani brevettati per il salvataggio in acqua, e poi in realtà ogni anno si aggiungono, perché vedendoci Trieste sappiamo che ci sono tanti cani, e quindi poi ci si aggiunge sempre soci nuovi e volontari nuovi, perché noi siamo poi volontari della protezione civile anche. Diamo conto adesso di due interventi dei vigili del fuoco. Il primo questa mattina in località San Lorenzo, più precisamente presso la ferrata Biondi, con l'intervento appunto dei vigili del fuoco del distaccamento di Muggia a chiedere soccorso una signora di 58 anni scivolata dalla ferrata per un'altezza di circa 6 metri con probabile frattura delle caviglie. Raggiunta dai soccorritori è stata stabilizzata sul posto dai sanitari, caricati sulla barella portantina e consegnata all'ambulanza che l'attendeva a San Lorenzo. Sul posto anche la Polizia di Stato. Più recente invece un intervento in via degli Olmi
anche qui con intervento dei vigili del fuoco, però del distaccamento di Opicina, personale del nucleo Speglio Alpino Fluviale, il soccorso alpino e il personale sanitario. Un ciclista di 48 anni è caduto mentre stava percorrendo una discesa sterrata, rimanendo accasciato a terra con una sospetta frattura del femore. Raggiunto dai soccorritori è stato stabilizzato sul posto dai sanitari, caricato sulla barella pontantina e consegnato anche lui all'ambulanza che attendeva sulla strada, e anche in questo caso era presente la Polizia di Stato. Lunedì si riapre il cancello dello stabilimento balneare di Castelreggio Sistiana. Castelreggio riaprirà regolarmente lunedì 7 giugno, lo conferma Filippo Cavandoli della società PPN, che lo scorso 18 maggio è risultata vincitrice della gara indetta dal comune di Duino Aurisina per la gestione dell'area. Ci siamo trovati di fronte a un compito non facile, spiega Cavandoli. L'area, dopo un anno di abbandono, necessitava di importanti interventi di sistemazione per poter essere restituita a cittadini e turisti. Abbiamo stilato una tabella di marcia serrata, continua Cavandoli, per poter mantenere la promessa di riaprire entro la prima settimana di giugno, scadenza che rispetteremo nonostante gli atti vandalici che sono stati compiuti nei giorni scorsi con il chiaro intento di sabotarci. I carabinieri stanno infatti indagando su un episodio che ha visto ignoti cementificare le condotte fognarie dello stabilimento. Contemporaneamente era stata scoperta la recisione dei cavi elettrici dell'impianto, che sono però già stati prontamente ripristinati. Tra pochi giorni un'area di fondamentale importanza per il tessuto sociale ed economico del comune di Duino Aurisina tornerà a piena vita, è il commento del sindaco Daniela Pallotta, e per questo veloce risultato ringrazio dirigenti e lavoratori di PPN. Saranno particolarmente importanti gli interventi per il ripristino della rampa di accesso ai disabili, continua il sindaco, pronta entro il 15 giugno, e delle 70 cabine, 30 già operative, 40 lo saranno per il 10 giugno, che garantiranno al bagno di Castelreggio di essere pienamente sicuro e fruibile da tutti. Alla riapertura, conclude Cavandoli, sarà subito attivo il servizio di noleggio lettini ombrelloni. Sia gli storici frequentatori che le nuove generazioni potranno così tornare a godere di questo splendido angolo di mare. Dalla settimana successiva saremo in grado di fornire anche una variegata offerta di food and beverage. Allora, spettacoli teatrali, letture animate, mostre fotografiche, laboratori creativi e presentazioni di libri per indagare l'universo invisibile del microscopico marino e per celebrare l'avvio del decennio degli oceani. Questo è lo spirito della prima edizione del Festival Mare di Fare, organizzata da WWF Area Marina Protetta di Miramare e OGS, in collaborazione con Patto di Trieste per la lettura e Associazione Museo della Bora, inaugurata oggi in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente e che resterà a Trieste fino al 20 di giugno. Andiamo adesso a vedere quello che ci dice il meteo. Sulla regione domani passerà in quota una moderata depressione, mentre nei bassi strati ristagneranno masse d'aria umida. Lunedì la depressione si allontanerà lentamente e nei bassi strati affluiranno deboli correnti nord-orientali. Per oggi su pianura e costa cielo in prevalenza nuvoloso, sulla zona montana da poco nuvolosa variabile, sulla fascia alpina e prealpina saranno probabili rovesci e temporali sparsi, specie al pomeriggio, possibili comunque verso sera localmente anche in pianura, venti a regime di brezza. Per domani la previsione rimane piuttosto incerta, sarà probabile nuvolosità variabile con rovesci e temporali sparsi a più riprese nel corso della giornata, alternati a schiarite. I temporali localmente potrebbero essere anche forti e con piogge, venti deboli a regime di brezza. È tutto, ci rivediamo alle 19:30. Buon pomeriggio e più tardi.